A Palazzetto dei Nobili sono stati proiettati i film Vergine giurata e Figlia mia della regista romana Laura Bispuri. La giovane regista, che ha vinto il David di Donatello con il cortometraggio Passing Time, ha partecipato all'Aquila Film Festival parlando al pubblico su come è difficile in Italia lavorare nel mondo del cinema. A moderare l'incontro il professore di cinema dell'Università di Lettere, Mircolino, che ha analizzato le due opere della regista. Diciamo che Vergine giurata è stata un'impresa abbastanza spericolata, perché io venivo da, diciamo, tre corti che comunque erano stati anche apprezzati, avevano vinto premi, David di Donatello, Nastro d'Argento, quindi mi sentivo di essere comunque pronta per fare il mio primo film. Ho trovato questo libro che mi ha entusiasmato, un libro che comunque è stato anche un piccolo caso letterario, c'era da subito l'interesse di Alba a volerlo fare, quindi mi sembrava di avere sulla carta tanto per poter fare quest'opera. In realtà invece il percorso è stato complicatissimo, difficilissimo, ci sono voluti 3 anni e più per riuscire poi a realizzarlo. I film della Bispuri presentano temi importanti come la conflittualità tra le donne, l'omosessualità e l'amore.